Rimaniamo sempre a Clusone, sagrato della chiesa di San Defendente Gremito, oggi pomeriggio, per il presepe vivente messo in scena dai bambini e ragazzi. A Clusone la festa di San Defendente, un'occasione anche per animare questo luogo e soprattutto con il presepe vivente, quindi continuare con lo spirito delle feste. Sì, finalmente dopo 3 anni riusciamo a mettere in scena questa bellissima festa, momento veramente gioioso, non solo dal punto di vista spirituale per ricordare la natività di Gesù, ma anche per un incontro tra le persone. Oggi è una bellissima giornata per quello che può essere una giornata invernale, tuttavia è il momento veramente di festa. I ragazzi del catechismo, ma insieme anche i genitori, sono coinvolti in questo momento che sicuramente diventa un'occasione per riflettere, ma anche per stare insieme un po', per vivere momenti di festa che abbiamo desiderato tanto negli anni scorsi, finalmente ora possiamo recuperare. Quindi davvero un grazie a tutti gli organizzatori, alle persone che ci hanno messo davvero il cuore per rendere possibile questo momento che viviamo davvero con intensità e con gioia. Quanti ragazzi coinvolti in questa rappresentazione, come l'avete preparata? Allora, sono coinvolti circa 65 ragazzi più una quindicina di mamme che ci hanno dato una mano. Naturalmente il tutto è partito 2 mesi fa, quando l'idea è nata, l'idea di poter fare questo momento per i ragazzi, e c'è stato subito entusiasmo e collaborazione da parte del Comitato di San Defendente, che ha accolto con entusiasmo la proposta fatta.